La storia di Federico Mezzina, il bimbo fanese affetto da morbo di Crab, è entrata nei cuori di tanti privati cittadini e di commercianti che continuano ad organizzare delle giornate dedicate alla raccolta fondi per il piccolo di soli 5 anni che ha bisogno di infusioni di cellule staminali ora inesistenti in Italia. Per questo i genitori dovranno portarlo all'estero, ma ad un costo molto elevato di oltre 30.000 euro a ciclo. A dare una speranza in più a Federico e ad unirsi alle iniziative locali anche il negozio di Sant'Orso Sensi Parrucchieri, che donerà una piccola parte del ricavato della giornata di sabato 7 novembre. La nostra cliente, che si occupa anche di queste cose, ci ha chiesto se volevamo partecipare. E noi abbiamo preso a cuore anche altre iniziative come UNICEF e queste cose qua, e perciò eravamo contenti di partecipare a un aiuto per questa famiglia che è anche del posto. Come verrà organizzata la raccolta fondi? Nell'arco della giornata ogni spesa che la cliente affronterà nel nostro negozio prenderemo da lei 2 euro, li metteremo per questa famiglia e poi anche noi daremo il nostro contributo che potrà aiutare. Questo per la sensibilità che abbiamo noi verso qualsiasi persona, qualsiasi cliente e chiunque sia contento di partecipare con noi a questa cosa. In bocca al lupo, Federico!